voilà. E dopo il parto, l'imprevisto mattutino, stiamo arrivando dall'azienda, Riccardo. Azienda agricola Tibaldi Michele con la moglie Daniela. Uova biologiche, di galline biologiche allevate all'aperto. Ma tutto recintato, antilupo, antivolpe, antidonto. Più che altro, guarda lì le galline, tu. Eccole qua, vedi. Vai pure, poi entriamo dentro, no? Sì, andiamo dentro. Tanto loro... Ne hanno tante? Sì, ne hanno... penso un paio di mille. Ah. Sì, tra i 1.500 e 2.000. Loro possono... sono libere di razzolare qui in mezzo al noccioleto. Bianche le nocciole. Sì. Siamo arrivati qua, abbiamo trovato il proprietario che è... Buongiorno, mi chiamo Michele. Michele, allora adesso ci descrivi un po' la tua azienda, come funziona questa storia delle galline a terra, che non ho mai visto. Sì. E lo facciamo conoscere... Galline all'aperto. All'aperto, andiamo, le ho viste arrivando. Andiamo, te raccontami pure, andiamo... Sì, l'azienda è nata 30 anni fa... ma con i bovini, che poi si è... Ah, coi bovini? Sì, si è convertita 7-8 anni fa per, con le galline, per produzione uova da consumo. E loro sono libere, poi dai, comunque mangimi... Sì, si dà il mangime e hanno la possibilità di uscire all'aperto. Adesso andiamo a vedere. Ecco. Si entra di qua. E che razza sono? Perché qua proprio è un mondo oscuro. Sì. Razza, o due razze tengo, per avere sia le uova bianche che le uova di color rosso. Quindi abbiamo la Highline e abbiamo la Livornese. Ah, quella bianca e la Livornese? La bianca e la Livornese, uova bianche. Qui abbiamo tutto il parchetto esterno che... dove c'è il noccioleto, loro possono uscire. Poi guardiamo dentro. Poi guardiamo dentro. Loro sono libere di razzolare praticamente tutto il giorno. Le ritiriamo solo alla sera per paura della volpe. Ah beh, ho visto, già, l'ho già detto arrivando, qua le recinzioni sono antivolpe. Qui c'è la recinzione antivolpe e loro comunque stanno molto bene perché... sono in un posto ombreggiato, riparato. Più naturale di così. Sì. Ma quelle bianche, la Livornese, subito l'ho scambiate per dei polli, perché hanno la cresta più lunga, o sbaglio? Sì, è una razza un po' più rustica, sono più verso gli uccelli, nel senso che volano molto. Ah, sì? Quindi la recinzione deve essere anche abbastanza alta e sono anche più selvatiche, ma comunque la gente comincia a apprezzare anche l'uovo bianco, che di solito è nel nord Europa che si consuma. Non sapevo. Sì. Queste sono proprio più docili. Io ne ho anche tre o quattro. Queste sono più domestiche, ti vengono addosso. Adesso se riesco a avvicinarmi, a zoomare, e penso che chiunque li scambi per gallo, se non è uno del settore, dalla cresta che hanno. E sono più piccole come taglia o no, come peso? Ma no, il peso più o meno è... Ma più o meno uguale? Sì. Adesso rientriamo. Ecco, e loro praticamente vanno fuori quando gli prende di far l'uovo, vengono dentro? Vengono dentro. Questa è la zona dove mangiano e bevono e dove ci sono i nidi. Questi nidi... Ah, i nidi sono su sopra, si possono vedere? Disturbiamo? No, entriamo. Entriamo. Adesso stanno come quelle lì. Ah, non sono nel nido. Vuoi salire qua? Faccio vedere. Lo apro. Qualcuno lì, sì. Fanno l'uovo su questo tappeto, poi dal tappeto va in un nastro. Ah.
e da questo nastro io posso andare a raccoglierle alla testa del capannone. Capi? È abbastanza automatizzato. Ah, non è che passi lì dietro a raccogliere le uova, il nastro te le trasporta, sì, ok, poi lo vediamo. E come distribuzione delle uova? Sì, noi la vendita ce l'abbiamo in azienda, è aperto tutto il giorno, tutti i giorni, e poi abbiamo anche due distributori automatici nei qua, paesi vicini. Qua vicino, qua Candelo. Candelo e nel paese vicino che è di Vigliano. Ah, boh. Funzionano come un distributore di bibite o di merendine. Vabbè, una novità anche quella. Però l'uovo cosa è confezionato, singolo o? Sì, le uova sono confezionate in confezione da 6 uova. Ah, 6 uova. 6 uova. Riccardo diceva. Tu sei? Tu sai, ti chiami? Matilde. Ho capito perché Riccardo diceva che era la parte più bella dell'azienda. Lui è la parte più bella e più interessante, ma dove lavora Matilde, dove lavora la sua mamma. E quindi adesso guardiamo. Allora vi saluto, vi ringrazio. Adesso con Riccardo passiamo ancora a vedere il distributore. Sai dov'è, no? Altro che. Le compri lì le uova o no? Sempre. Ah, assolutamente. Boh. O vieni qua, metti i soldi, te non li metti i soldi. Ah, ma costano meno. Ma lui me ne regala anche. Grazie per la visita. Boh, ciao Matilde. Ciao. Ciao Matilde, allora, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Qua è la zona distributori perché c'è l'acqua buona di Candelo. Abbiamo altri distributori. E questo è quella dell'azienda agricola agriturismo Tibaldi Michele. Qua c'è anche il numero di telefono, volendo il numero di Michele, il numero di Daniela.